L'attività di dondolio antero-posteriore delle api, detto anche washboarding, sulle zampe medie e posteriori, con movimento raschiante o raspante delle zampe anteriori e delle mandibole, che viene eseguito in gruppo, è un fenomeno enigmatico che finora non si è riusciti a decifrare. Il movimento oscillante antero-posteriore sulle zampe medie e posteriori si svolge con la parte anteriore del corpo, testa e torace, inclinata verso il basso, mentre la parte posteriore, l'addome, è in posizione orizzontale o alzata. Durante il movimento all'indietro, la testa viene progressivamente flessa verso il basso e l'addome, fino a quasi poggiare la fronte sulla superficie del suolo. Contemporaneamente le mandibole si aprono e chiudono ripetutamente a mo' di pinza lungo la superficie senza uno scopo evidente. Durante questo movimento si osservano altri due fenomeni singolari. Uno è la flessione delle antenne verso il basso fino a toccare il suolo. L'altro è l'attività raschiante delle zampe anteriori, che al termine di questo movimento a ritroso si fa spesso più veloce, come se si stesse spingendo materiale scavato per spostarlo posteriormente. È un'attività che non sembra avere alcun riscontro pratico. Alcuni lo interpretano come un'attività di pulizia che però non trova una verifica nella realtà, già che la superficie su cui questa attività si svolge o è già tersa di per sé oppure non risulta modificata da questa attività di raschiamento. Altre teorie ipotizzano lo spargimento di un feromone dalle ghiandole mandibolari. Alcuni autori ancora postulano un'attività di ripiego nel periodo di ozio. Le ipotesi su questo fenomeno non hanno limiti. Da quanto ho assimilato osservando e documentando con video e foto le attività delle api e per quanto abbia potuto apprendere da libri ed articoli su questo imenottero, questi preziosi e prodigiosi insetti non si permettono attività inutili o di scarsa praticità. Anzi, hanno una incredibile capacità di lavorare con grande efficacia, ottimizzando il risultato con il minimo dispendio di energia. Nulla è inefficiente, nulla è superfluo nel loro lavoro quotidiano. Come spiegare allora questa attività di gruppo? Questo dondolio del corpo con movimenti di raschiamento la cui utilità non si riesce a individuare? In diverse occasioni, osservando il microcosmo entomologico, ho notato il comportamento di api solitarie e vespe scavatrici, che dell'imenottero Apis mellifera sono stretti parenti. Questi insetti, nella loro attività scavando la terra, anche con l'ausilio delle mandibole, per costruire il loro nido, eseguono dei movimenti molto simili, se non identici, a quelli delle api mellifere quando dondolano e raschiano.
Le affinità degli imenotteri con la terra, bombi, formiche, molte api solitarie e vespe scavatrici, sono molteplici e vari. Evidentemente, la terra è un elemento sostanziale nella vita e evoluzione di molti, se non della maggioranza, degli imenotteri. Mi viene spontaneo pensare che il movimento basculante e raschiante delle api abbia qualche rapporto con l'attività scavatrice degli imenotteri in questo elemento, la terra, tanto importante per questa specie. Non mi meraviglierei se l'ape mellifera ancestrale avesse nidificato nella terra per milioni di anni prima di cambiare abitudini con l'evoluzione, nidificando in anfratti e cavità lontano dal suolo, come fanno ora. Anche gli antenati della nostra specie vivevano sugli alberi per poi cambiare abitudine nel corso dell'evoluzione e vivere sul suolo. Infatti, la genetica molecolare degli imenotteri ha dimostrato che l'ape mellifera discende da un'ancestrale vespa di terra, come riferito dalla dottoressa Manuela San dell'Università di Friburgo in Germania nel 2018. Per chiarire il fenomeno indecifrabile del dondolio raspante dell'ape mellifera, un'ipotesi potrebbe essere quella di un residuo ancestrale di questa attività scavante, che serviva a nidificare nella terra come fanno attualmente molti imenotteri. Così come esistono molti residui o relitti anatomici che hanno perso la loro funzione con l'evoluzione, come la plica semilunare dell'occhio, il tubercolo di Darwin dell'orecchio o i residui degli arti in alcune specie di serpenti, similmente vi potranno essere dei residui ancestrali di attività che hanno perso la loro funzione originale, come i movimenti di dondolio e raschiamento con spinta retrograda delle api mellifere. Non so da quanto tempo questo fenomeno sia insorto o sia stato descritto. Se questo comportamento fosse apparso solo negli ultimi tempi, da quando cioè sono apparsi gli insetticidi in agricoltura, una teoria speculativa sull'attività di dondolio raspante potrebbe essere quella di uno stimolo e riattivazione da parte di neurotossine, di uno schema ancestrale, latente ed inattivo, ma memorizzato nel cervello delle api mellifere e trasmesso geneticamente da tempi immemorabili. Molti insetticidi, come i neonicotinoidi, tristemente famosi per il danno che causano alle api mellifere, sono insetticidi che, bloccando l'acetilcolinesterasi, provocano una iperstimolazione del neurone ed in particolare di quelli preposti alla muscolatura. Uno dei sintomi neurologici sulle api mellifere è un movimento frenetico delle zampe, come riferito dalla dottoressa Daniela Laurino dell'Università di Torino nel 2011. In questo contesto, come supporto a questa ipotesi, penso ad alcune sindromi neurologiche dell'uomo, come alla Restless Legs Syndrome o all'Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ambedue con sintomi di ipercinesia che si presume abbiano l'origine in un disturbo della biochimica cerebrale, più precisamente in una interferenza e squilibrio dei neurotrasmettitori che regolano l'attività muscolare. Un meccanismo analogo causato dai neonicotinoidi ed altri insetticidi potrebbe essere alla base dell'insorgere di questi movimenti ripetitivi dell'apis mellifera, la cui intensità e persistenza stupisce.
Osservando le mie arnie ho potuto constatare questa attività incessante ed estenuante per molte settimane, di giorno e di notte. È quindi possibile che questo incomprensibile movimento iterativo possa essere l'espressione di un sintomo più che di una funzione. Anche se vi sono molti quesiti irrisolti su questa condotta, spero che questa ipotesi, come tante altre, possa contribuire a portare avanti ulteriori sforzi per arrivare a chiarire l'origine, il significato e la funzione di questo comportamento delle api mellifere, la cui intelligenza, capacità e condotta sociale altamente evoluta ha affascinato l'uomo dalle sue origini.